Buonasera a tutti, anch'io ringrazio molto Aisside e ai tre interventi, Stefano e Cristina e Francesca, che serviranno credo come sfondo anche alcune cose, alcuni appunti che ho preso. Chiarisco un fatto: io sono nato con 2,7 kg, quindi i prematuri sono questi due. Quindi io ho voluto parlare dell'adozione, quando Francesca mi ha proposto, abbiamo un po' parlato, e voglio dedicare questo niente del mio intervento a tutte le istituzioni nella quale ho incontrato questa esperienza dell'adozione. È un'esperienza dell'adozione che va da una parte e dall'altra, cioè dal servizio sociale, dove mi sono trovato insieme a assistenti sociali a fare degli interventi di allontanamento familiare e dopo seguire l'iter nel Tribunale per i minorenni, dove anche in Tribunale per i minorenni ho lavorato, dove un bambino viene dichiarato in stato di abbandono, ma anche ho lavorato dall'altra parte con l'ANFA, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, e in un progetto molto particolare che abbiamo fatto nel Jonas Trieste con dei gruppi dei genitori, gruppi di riflessione che si chiamavano Il Tempo dell'Attesa, collocato idealmente in quella gravidanza immaginaria di un genitore adottivo che va dal momento le viene concesso il decreto di idoneità da parte del Tribunale per i minorenni a tutto quel lungo o meno lungo tempo fino all'abbinamento con il bambino. In questo mio intervento ci saranno diversi ritratti che appariranno, che hanno a che vedere con persone che ho trovato nella mia strada. Quindi, parlerò prima di due madri opposte, la madre biologica e la madre adottiva. È un bambino che deve fare un tragitto in mezzo per andare da una madre biologica a una madre adottiva, e vedremo le luci e le ombre di questo passaggio, di questo viaggio, di questo bambino. Vedremo, tenterò anche di sfatare subito un mito che molte volte ci dà un po' di tranquillità, però che non corrisponde tanto al vero, almeno della clinica che io ho seguito, che dice che le ombre si trovano tutte dalla parte del bambino che è stato abbandonato, della madre che lo ha lasciato. Questa è la grande ombra, e da questa altra parte si trova solo la luce, dalla parte dell'adozione. Io in realtà ho trovato luci e ombre dalle due parti. Come ha detto Mariela, come hanno detto anche gli interventi che mi precedono, c'è un tempo relativamente tranquillo, se non le succede tutto quello che ha raccontato Stefano, dove per 9 mesi te ne stai più o meno tranquillo nell'acquario, sei tipo Sardon, come si dice qui a Trieste, in un acquario, te la passi più o meno bene, la tua madre può essere molto incassinata, ma tu sei lì abbastanza protetto finché perdi questa prima terra, che in realtà è una terra acquatica, e lì vieni catapultato al mondo, e lì ti trovi il primo altro, come noi lo chiamiamo, no? Cioè questo primo altro che dovrebbe avere la funzione materna, e lì vediamo in quale condizione si trova quest'altro, perché molte volte quest'altro non si trova in condizione di accudimento. Forse anche lei, questo primo altro materno, si trova in condizione di abbandono assoluto,
come molti dei paesi che devono fare adozione internazionale dove io ho lavorato. E questo è un primo punto che dobbiamo mettere sulla questione. I paesi che danno i propri bambini in adozione internazionale sono paesi sempre con grandi difficoltà. Ecco. Quindi farò una prima considerazione che sarà anche la guida di tutto l'incontro. In questo primo e fondamentale incontro con l'altro umano scritto, non tutti i bambini che verranno adottati sono stati abbandonati. Questa è una prima questione. Farei la differenza tra abbandono e dono, che come si vede la stessa parola abbandono contiene la parola dono. E subito appaiono i primi volti che vi mostro. Maissa, la chiamiamo così, una bambina brasiliana che è stata una mia paziente adolescente, e lei è stata lasciata nel casonetto, un casonetto nel nord del Brasile dopo il parto. È stata lasciata lì dopo il taglio del cordone, direttamente la madre l'ha espulsa, l'ha buttata direttamente nel casonetto. Ecco, questo è un primo volto. Adesso troviamo un altro volto, il volto di Chiang, un bambino della Cambogia, che le suore di questo piccolo istituto che si dedicano a raccogliere bambini in difficoltà, anche neonati, racconta questo mito, perché è un mito. Il mito dice della nascita simbolica di Chiang, questo, che hanno suonato la porta, le suore hanno aperto, hanno visto un piccolo bambino in un cestello e hanno visto qualcos'altro. Hanno visto che di fronte c'era una persona con un motorino che solo quando la suora ha preso il bambino è partito via. Quello si chiama dono. Quello si chiama lasciare il bambino alle cure di un altro che sa, che so, che si farà carico. Lì troviamo un altro materno in funzione, mentre nel primo caso no. Il primo caso è nettamente il caso di Maissa, nettamente il caso di un abbandono. Lì c'è un tentativo di omicidio. Lì trovi il volto più terribile dell'altro che dovrebbe accudirti e se ne sbarazza di te. Ricordiamo che questa è la storia iniziale di Edipo. Edipo voleva essere ucciso, soprattutto dal suo padre. Bene. Chiang è un bambino donato, viene offerto, non sacrificato. E uno dice, però, e si può prevedere come sarà l'incontro tra una futura madre adottiva e un bambino? Discutevamo con i colleghi di un consultorio familiare in supervisione che è molto difficile. La valutazione in questo caso è molto difficile perché manca quello che aveva detto Mariella nel suo intervento. Noi possiamo valutare una coppia di futuri genitori adottivi, però ci manca la X. È un'operazione matematica molto difficile da fare perché questa X è il bambino che sta arrivando. Quindi solo quando la struttura si forma, quando i tre si incontrano, si possono prevedere molte cose, però noi non siamo dentro una scienza esatta. Non dico che non si debba fare la valutazione, io credo che la valutazione sono molto necessaria come ascolto, come necessità di incontro con la parola, e i buoni percorsi valutativi, almeno nella mia esperienza con genitori, lasciano
buonissime tracce dentro di questi genitori che molte volte in difficoltà ricorrono fiduciosamente e sinceramente al consultorio per parlarne. Dicevo che ci sono, c'è abbandono, c'è dono, c'è, ci sono paesi che danno meglio i propri figli, ci sono buoni istituti dove un bambino dopo il primo allontanamento dall'altro materno si trova a vivere la prima esperienza sociale umana, e ci sono buoni istituti. Io ne ho saputo di parecchi istituti che hanno lasciato buoni messaggi nei bambini, come un bambino diceva, la casa dei bambini. Un'altra bambina colombiana la chiamava la casa de las flores, cioè dei fiori. Lì si trovano bambini che sono in qualche modo come fratelli, sono bambini senza cognome. Nell'istituto si trovano bambini di solito senza cognome. Anche se ce l'hanno, lo perdono. Lì, in questi bambini, troviamo il nome, e il nome è molto importante, come noi psicanalista si insiste molto, perché quel nome è il cordone umbilicale simbolico che ti lega al primo altro materno. È la scelta che ha fatto, è il marchio che ti ha lasciato, la cicatrice che ti resta per sempre e che ti accompagnerà perfino dopo morto. Come dicevo, ci sono buoni istituti, ci sono buoni paesi. A me piace molto la Repubblica Dominicana, che ti chiede di restare lì come futuro genitore adottivo 6 mesi. Devi diventare un po' dominicano, devi cominciare a parlare abbastanza spagnolo, perché se no non puoi parlare con l'assistente sociale, devi diventare un po' meticcio, un po' meticcio. Una famiglia in particolare che proveniva di un affidamento in Federazione Russa, avevano fatto un mix di lingue dentro della casa, inserendo molte parole in russo, che dopo sono rimaste. Per ragazzino e adolescente, qualche parola in russo rimane ancora lì. Come dicevo, ci sono luci e ombra da tutte e due le parti, dalla parte di chi non può accudire un bambino e deve lasciarlo andare, come della parte delle adozioni, della madre adottiva. Perché, come abbiamo visto, una madre, questa madre ha dovuto anche lasciare un figlio ideale per poter arrivare all'adozione. Il figlio ideale che ha dovuto lasciare è il figlio biologico. Il figlio biologico è una immagine, un'ombra. Il figlio desiderato, cercato, che non è mai venuto. Il figlio della catena familiare, il figlio della somiglianza del bambino con il nonno, questo figlio si deve lasciare andare. Io ho scritto: quando il bambino adottivo arriva, si trova con questa madre, si trovano due traumi assieme. Un bambino che ha perso una prima madre e genitori che hanno perso un primo figlio biologico immaginato. Si trovano nello stesso spazio, ma non è detto che si incontrino. Come hanno lavorato il trauma da tutte e due le parti? Il bambino vuole ancora dare una chance a questa funzione chiamata madre o padre? Ha potuto cicatrizzare le ferite di quel enorme primo incontro, di quella prima storia d'amore, perché con la madre è una storia d'amore, e questa prima storia d'amore è andata malissimo? Come è stato il suo trascorso in istituto, in casa famiglia, che, come si vede, come aveva detto Francesca, è lì nella precu, cioè in casa famiglia, dove viene guarito pure, no, il trauma? Buone case famiglia, buoni istituti servono a dare una nuova chance all'umano, al rapporto, a credere ancora che qualcuno ti può accudire, che puoi essere importante per qualcuno.
e dalla parte dei genitori adottivi hanno potuto rinunciare a questo figlio ideale per far posto al nuovo figlio venuto da lontano, allo strano. Sono riusciti a trasformare la rabbia e il dolore della perdita in attesa della novità, in accoglienza aperta dello straniero? Possono rinunciare a molte convinzioni per adattarsi plasticamente al nuovo figlio? Due ritratti, Alejandra e Sergei. Alejandra è una ragazzina boliviana che arriva abbastanza grande nell'adozione e ha una particolarità. Lei non vuole essere adottata. È stata abusata ripetutamente in famiglia, maltrattata, e non ci crede più in quello che noi chiamiamo istituzione famiglia. La chiusura dentro della casa lo vive come soffocamento e come minaccia. Non riesce a fidarsi nuovamente, non riesce a ricreare il rapporto così esclusivo, così particolare, così intenso con due persone. Preferisce l'istituto e per questo, dopo un tempo di aver capito la impossibilità di vivere in famiglia, finisce in un istituto, che per lei è un buon posto. E così dall'istituto, con una certa distanza, può ricominciare a ricalibrare il rapporto con i genitori, protetta dall'istituto. Sergei invece vuole essere adottato, e lo dice. A me mi sta bene l'adozione. L'affiatamento in famiglia è così grande che il suo amico del cuore non sapeva che lui era adottato. Quindi quando lo commenta, la madre, stavano giocando lì, la madre ascolta da vicino e sente che l'altro è molto sorpreso. Dice, sì sì, però dov'è la tua madre vera? Questo succede molto, le madri adottive sanno riconoscere questo significante che appare, no? Cioè, però lo dicono anche delle persone adulte, stavo per dire non intelligenti, cioè adulte, restiamo con persone adulte, sì, però qual è la madre vera? Lasciando sempre la madre adottiva, la madre falsa, ovviamente, no? E quindi lui dice, dov'è la tua madre vera? E lui dice, è Marina, la mia madre vera, la mia mamma adottiva, che non mi ha tenuto in pancia ma che si occupa di me ogni giorno e del casino che lascio nella mia stanza. Questo vuol dire essere adottato. La madre è quella, è indiscutibile che questo è così. Inoltre, perché il percorso adottivo è molto lungo, è molto complesso e non è solo compito dei genitori l'adozione del proprio bambino. Un bambino viene adottato oppure no? E viene adottato oppure no? Dalla grande famiglia, dai nonni, dai zii. Viene adottato o no di una scuola. Ci sono scuole che adottano meglio di altre. Ci sono scuole che fanno più fatica all'adozione. E, come dicevo, l'adozione è un processo lungo e molte volte questo riconoscimento si produce, il riconoscimento dell'adozione, si produce quando il bambino dona ai genitori un ricordo doloroso. Questo mi è successo, mi hanno raccontato, e succede spesso nell'adozione, che si produce un avvicinamento maggiore e con una particolarità. Ricordo doloroso, storia terribile, viene raccontata ai genitori prendendolo sempre in contrapiedi. La mamma in bagno, il momento che fa la pipì, la madre che sta tagliando la cipolla, lì gli arriva il ricordo del bambino, ah sai che, bang, ecco arriva.
E io, di fronte anche alla preoccupazione di molti genitori che portano questo argomento, mi ha detto che è stato maltrattato, mi ha detto così, e ho detto, beh, è un grande riconoscimento poter donarti a te come genitori la sua ferita, no? Ecco. L'adozione, per questo dico, va sempre riconfermata, e soprattutto in adolescenza, dove ci sono delle difficoltà. Si deve separare nuovamente quello che l'adozione ha unito. Per il ragazzino o ragazza significa la perdita di quella identità ritrovata, un nuovo periodo di allontanamento e abbandono. Appare sicuramente questa frase, che un altro slogan insieme a questa casa non è un albergo dei genitori, corrisponde da parte del figlio adottivo: tu non sei la mia vera madre, non puoi dirmi quello che devo fare o non devo fare, e bisogna anche affrontare questa provocazione. Concludo con l'ultimo volto, per darvi la particolarità, l'ambiguità, l'assoluta mancanza di certezza in questo umano che non ci permette di capire chiaramente come stanno le cose e come si deve ascoltare sempre caso per caso. Parleremo solo due parole di Fernanda, solo una frase di una madre seguita dal servizio sociale con moltissime difficoltà, ma con molte difficoltà, con una storia travagliata e drammatica nella sua infanzia, che viene a vedermi quando lavoravo come psicologo, mi chiede un intervento, mi chiede un colloquio, è molto angosciata, mi dice: ma tu sai come è incasinata la mia storia? Ho questo bambino, Carlo, e non ce la faccio, e dice: non voglio che ripeta le cose brutte che ho vissuto, mi aiuti a trovare una nuova famiglia per lui? Ricordo questa madre come una grande madre. Grazie.